Mosca ha attualmente 12 missili calibre nel Mar Nero, quindi il rischio che l'Ucraina venga attaccata in vista dell'anniversario dell'indipendenza del paese è altissimo, così la portavoce delle forze di difesa del Sud, Natalia Gumeniuk. Unian lo riporta indietro. È una nave e un sottomarino. La salva totale calibre è di 12 missili, e questo rende il livello pericolo missilistico estremamente alto, ha detto Gumeniuk. Abbiamo parlato delle valutazioni degli esperti sull'avvicinarsi della data dell'indipendenza ucraina, ha aggiunto. È molto probabile che il nemico possa colpire. Ministro danese, Kiev può usare solo gli F-16 sul suo territorio e l'Ucraina potrà pilotare aerei da combattimento F-16, destinati ad essere consegnati all'Ucraina da Danimarca e Paesi Bassi, solo sul proprio territorio, ha sottolineato lunedì il ministro della difesa danese Jakob Ellemann-Jensen. Sul suo sito. Doniamo armi a condizione che vengano utilizzate per cacciare il nemico dal territorio dell'Ucraina. E non oltre, ha affermato Ellemann-Jensen. Queste sono le condizioni, che si tratti di carri armati, aerei da combattimento o qualcos'altro, ha detto. Questo fine settimana il presidente Volodymyr Zelensky ha effettuato una breve visita in Svezia, Paesi Bassi e Danimarca. Il 20 agosto, Paesi Bassi e Danimarca hanno annunciato la loro decisione di inviare un certo numero di aerei da combattimento F-16 in Ucraina. I piloti e gli specialisti della manutenzione ucraini sono già stati addestrati. La Danimarca prevede di consegnare i primi F-16 all'Ucraina entro la fine dell'anno. La Danimarca donerà 19 jet in totale. I Paesi Bassi hanno a disposizione 42 F-16, ma devono ancora decidere se saranno consegnati tutti all'Ucraina. Gli F-16 e altri caccia occidentali possono cambiare corso degli eventi in prima linea, poiché la copertura aerea è fondamentale per il successo delle operazioni di terra, ha affermato portavoce dell'aeronautica ucraina Yuri Ignat, riferisce Ukrainska. Pravda. Zelensky. Tutti i vicini della Russia minacciati se Kiev perde, tutti i vicini della Russia sono minacciati se l'Ucraina non prevale. Il diritto internazionale non risorgerà, le democrazie del mondo, ognuna di esse può diventare un bersaglio sia i missili, sia per i mercenari, o la destabilizzazione. Ma l'Ucraina prevarrà. Grazie per tutto l'aiuto che avete fornito all'Ucraina, ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo discorso al Parlamento danese. Lo riporta il Guardian. Le forze ucraine hanno affermato aver riconquistato una fascia di territorio intorno alla città orientale Bakhmut, devastata dalla, ma hanno fatto pochi progressi sul fronte meridionale, ha affermato il vice ministro della difesa. Kiev ha lanciato una controffensiva contro le truppe russe a giugno dopo aver ricevuto armi dall'Occidente e aver allestito unità di fanteria offensiva, ma ha ammesso che i progressi sono stati lenti. Altri 3 km² sono stati liberati.